parte 7. Ne conosceva e ne apprezzava la preparazione e le capacità ed era certa che se un giorno le fosse arrivata a qualche conclusione importante sarebbe stato merito del suo contributo decisivo. Per fortuna Davide nell'ultimo anno si era impegnato negli esperimenti, almeno quel tanto che il suo lavoro gli permetteva, ma non bastava, avrebbe dovuto fare il salto, lasciare l'ospedale, fare il ricercatore a tempo pieno. Su questo punto però lui era sempre stato irremovibile, non avrebbe mai lasciato la cura dei malati e ogni volta finiva che litigavano e si lasciavano pieni di amarezza e frustrazione. Adesso il PC stava lavorando al programma impostato, compiendo milioni di calcoli astrusi. A lei non restava che aspettare. Decise di rilassarsi per qualche minuto. Dopo avrebbe avuto bisogno di nuovo di tutta la sua concentrazione. Chiuse gli occhi, si allungò sulla sedia e si lasciò andare i ricordi. Rivide il loro ultimo incontro. Erano già passati più di 2 mesi. Avevano passato insieme una settimana indimenticabile, a Cortina. Ripensava a quei giorni come un bel sogno. Era una sontuosa fine d'estate. Il sole, ancora caldo, indugiava sulla loro pelle, prima di scomparire dietro le vette che già avevano conosciuto la prima neve. Avevano passato il tempo in escursione su quelle montagne che lui conosceva così bene da ragazzo, in un ambiente che, specie nei pianori in quota, le ricordava molto le sue Highlands. Tornavano la sera in albergo, stanchi morti, ma pronti ad altre avventure nella loro stanza, intima e calda, sotto il piumino d'oca. Le finestre spalancate sulla notte, sulle montagne incombenti. Si erano imposti di dimenticare per un po' tutti i problemi delle loro esistenze, il lavoro, gli elementi d'attrito. Si erano comportati come due innamorati, due sposi in luna di miele. Avevano trascorso l'ultima giornata nell'intimità della loro camera, mentre fuori infuriava una tormenta di vento e neve. Era stato il giorno più bello, volato via in una incessante ricerca, uno dell'altra, un'insaziabile gara ad amarsi, a esplorarsi con entusiasmo e un trasporto sempre crescenti. Alla fine sfiniti si erano addormentati, l'uno nelle braccia dell'altra. Era sera e Olivia se ne stava in piedi davanti alla finestra a contemplare il turbinio incessante degli elementi, nella calma e nel silenzio irreale della stanza isolata dai doppi vetri. Davide si era svegliato, si era alzato, raggiungendola silenziosamente, circondandola con tenero abbraccio. Lei aveva rabbrividito di piacere, gli aveva stretto i polsi. Avevano guardato a lungo insieme gli abeti torcersi nella furia del vento. A un certo punto si era staccata da lui, aveva detto: «Adesso basta, Davide, è la nostra ultima sera, dobbiamo parlare. Chissà per quanto tempo non ci rivedremo». «Appunto per questo è un peccato sciupare il tempo parlando», disse lui. «Su adesso, sii serio», disse lei. «E di cosa dovremmo parlare?», disse. Lei si corrucciò, si morse il labbro. Lui sentì il suo cambiamento d'umore. Le sollevò il mento, la guardò negli occhi. «Come mai sei così seria adesso, dottoressa?», disse. «Sono preoccupata, dobbiamo risolvere la nostra situazione una volta per tutte, dobbiamo parlare». «E di cosa mai?», chiese lui. «Di noi, anzi, di te, del tuo futuro». «Il mio futuro? Cosa vuol dire?» «Dai, lo sai benissimo. Quante volte abbiamo cominciato a parlarne e poi tutto cadeva nel vuoto?» «Per forza, sei troppo attraente. Dai, Davide, piantala, sii serio. Così non possiamo più continuare, è chiaro». «Cosa sarebbe?», disse lui. «Un ultimatum del tipo o mi sposi o ci lasciamo?» «Ma no», disse lei, «lo vedi come sei, sfuggi sempre al discorso. La questione è un'altra. Sì, certo, si tratta anche di noi due. Ma soprattutto il tuo lavoro che ne soffre di questa situazione, di questa incertezza. Pianta tutto, Davide, trasferisciti su a Londra con me. Collaboriamo insieme alla ricerca». «Ah, lo sapevo, sempre lo stesso discorso», rispose lui. «Sai benissimo che non è possibile. Dio sa quanto lo vorrei, ma come faccio?» «Stai buttando la tua vita in quell'ospedale. Tu hai le qualità per essere un vero ricercatore. Ho fatto leggere i tuoi lavori, ho sottoposto i tuoi esperimenti ai colleghi del centro. Li hanno trovati molto interessanti. Sarebbero lieti di metterti a disposizione un laboratorio». Tutte le volte che Olivia tornava sull'argomento, lui provava un disagio, un senso di angoscia, d'oppressione. Quello che lei gli chiedeva poteva anche essere giusto e sensato, ma certo richiedeva un grosso sforzo per essere attuato, un coraggio non indifferente. Fece un profondo respiro, si impose di restare calmo, ragionevole. Poi disse: «Sai benissimo qual è la mia situazione. Adesso poi che ho delle scadenze, che mia moglie mi perseguita con assurde richieste per concedermi il divorzio. E poi come farei con l'ospedale, il mio lavoro, i malati?» Lei allora era diventata sferzante, sarcastica. «Sì, tutti alibi, bel lavoro, i tuoi malati avrebbero bisogno di cure efficaci, non che gli rimbocchi le coperte alla sera, o che gli propiniate loro quei veleni che sai. Adesso lascia perdere le terapie di Valli», disse lui. «Io lì non c'entro». «Ah no?», disse lei. «Finché resti lì anche tu sei complice, come tutti. E in quanto a tua moglie si capisce che gli avvocati non sanno far altro che chiedere, il loro mestiere. Poi però bisogna vedere quali sono le tue possibilità reali. Guarda, Davide, non farne un problema economico. Sai benissimo che possiamo farcelo in due. Ti aiuterò io all'inizio.
Ah sì? Disse lui. Mi aiuterai? E come? Dovrei essere una specie di mantenuto? Di principe consorte della scienziata? Ma cosa dici? Rispose lei. Il tuo dannato orgoglio salta sempre fuori. Quale mantenuto? È normale aiutarsi quando ci si vuole bene. Guarda, potrei farti avere una borsa di studio per cominciare e poi vedrai che ti faranno un regolare contratto. C'è troppo bisogno di ricercatori del tuo talento. Adesso non indorare la pillola, disse lui, la questione non cambia e poi non c'entra l'orgoglio, se solo tirano in ballo l'orgoglio. Si capisce, tu sei ricca, sei libera, occupi una posizione importante all'istituto, che ne sai di me, delle mie angosce, dei miei problemi? Lei rispose, ecco, vedi come sei infantile, adesso la metti sul patetico, ti piangi addosso, sei un immaturo, Davide, ma la vuoi capire che fin tanto che non cresci e non la pianti di pasticciare in quello sgabuzzino, di giocare allo scienziato da strapazzo non combinerai nulla? Davide si sentiva soffocare dall'ira, aveva toccato un nervo scoperto, i suoi sentimenti, i suoi sogni disprezzati, calpestati. La stanza che fino a poche ore fa li aveva visti appassionati, innamorati, tutte parole dolci e baci, adesso assisteva a quella lite. Ormai era troppo tardi per uscire dalla spirale dell'aggressività, della loro amarezza. Senza rispondere altro, lui cercò la sua roba, si vestì, ficcò le sue poche cose in un sacco. Allora è così, pensava Olivia, ci si ama, sembra che non ci si possa mai scambiare una sola parola che non sia di passione, e poi ecco che di colpo ci si trova a sbranarsi a vicenda. Probabilmente è il prezzo che bisogna pagare alla felicità. È necessario che il bilancio dell'amore sia in pareggio, tanto amore e tanto odio. Solo che talvolta ci si è spinti troppo oltre e senza accorgersene, qualcosa si è rotto per sempre. Ed ecco che fatalmente avevano litigato in modo sempre più aspro, si erano scambiati parole pesanti ed amare, di cui poi si sarebbero pentiti. Ma che intanto avevano bruciato in un attimo tutto un incantesimo di quella vacanza rubata. Mentre lui si preparava ad andarsene, Olivia lo guardava, troppo triste per assumere qualsiasi iniziativa. Era inutile del resto, era impietrita, bloccata in un pianto interno, che le impediva anche di piangere, esternandolo. A quel punto non poteva esserci altro che da dire. Davide uscì, senza un saluto, sbattendo la porta. Qualche secondo dopo bussò. Lei gli aprì meccanicamente. Aveva dimenticato qualcosa, cercò nervosamente e poi se ne andò. Dopo un po', Olivia sentì il suo taxi allontanarsi nella notte. Il vento aveva ripulito tutto il cielo, che adesso splendeva di stelle. Sembrava appena creato, smagliante e innocente. Lei fu colta da una furia rabbiosa. Urlò. Maledetto, vaffanculo bastardo, gettò con ira contro la porta da cui se n'era uscito il mazzo di fiori che lui le aveva regalato la sera precedente. Poi si gettò sul letto e pianse a lungo. Lei, la scienziata orgogliosa e altera, pianse come un adolescente finché il sonno la portò via dalla sua disperazione. Il mattino seguente era rientrata a Londra, giurando a se stessa che non l'avrebbe rivisto mai più. Il viaggio di ritorno era stato molto diverso da quello di andata. Era stata tutto il tempo chiusa in un'angoscia sorda e amara. Non provava odio. Compativa piuttosto Davide e si rendeva conto perfettamente del suo stress e delle sue difficoltà. Certo non avrebbe reagito in quel modo se lei gli fosse stata indifferente. Adesso, oltre che infelice, era preoccupata. Non sapeva come avrebbe potuto reagire lui a quella situazione. Temeva che avrebbe potuto farsi prendere dallo sconforto, fare qualche sciocchezza. Tornata a casa, aveva trovato sulla segreteria telefonica un messaggio di Davide. Olivia, come sempre, ho sbagliato tutto, sono uno scemo, non posso più andare avanti così, perdonami. Per prima cosa aveva capito quanto l'amasse, nonostante tutto, poi aveva provato, insieme alla gioia, di aver trovato un suo messaggio, una fitta di panico. Aveva subito provato a richiamarlo, ma c'era sempre la segreteria telefonica. Anche in ospedale nessuno l'aveva visto. Un pensiero si era impossessato di lei, e se avesse deciso di uccidersi? Davide era così, capace di grandi entusiasmi ma anche di cadere in profonde depressioni. Ricordava sempre con quale nostalgia lui le parlava del padre, che si era ucciso in un momento di sconforto. Davide non si era mai completamente ripreso dalla perdita dei genitori, specialmente dalla tragedia del padre, e continuava anche da adulto ad essere perseguitato da sensi di colpa angosciosi, anche se immotivati. Si era dato dell'idiota, si era maledetta, ma aveva chiamato subito un taxi e senza neppure disfare i bagagli era corsa all'aeroporto. Aveva dovuto aspettare fino a tardi per trovare un volo libero. Era arrivata nel cuore della notte, pioveva dirotto. Ricordava bene quei momenti. Aveva suonato a lungo la porta, forse non c'era nessuno, forse era arrivata troppo tardi. Era disperata, fuori di sé dall'angoscia. Non si era neppure fermata a riflettere che magari poteva venire a aprirgli la moglie, non potendo sapere che intanto Enrico era in viaggio col suo amante. Poi, quando ormai stava per telefonare alla polizia, lui aveva aperto. Era comparso sulla soglia in uno stato spaventoso.
Era distrutto, spettinato, in disordine, gli occhi arrossati. Quando la vide lì sulla porta, i capelli tutti bagnati di pioggia, gli occhi spalancati in un'espressione ansiosa, la felicità l'aveva travolto. Dopo un lungo momento in cui erano rimaste fissarsi negli occhi, scambiandosi in silenzio più messaggi di quanto mai avrebbero potuto a parole, lui l'aveva abbracciata con tenera furia, l'aveva coperto di baci, sul volto, i capelli, aveva pianto di gioia. Si erano amati per tutto il resto della notte, senza sprecare il tempo in parole, erano rimasti insieme per due intensi giorni. Poi Olivia avrebbe dovuto ripartire, lui tornare al suo lavoro, ma le aveva promesso che avrebbe pensato a come piantare tutto, a trasferirsi a Londra per vivere e lavorare insieme. Non si erano più rivisti in quei due mesi. Avevano lavorato entrambi molto, tenendosi in contatto in rete e scambiandosi le idee e i risultati che lui le aveva trasmesso. Ne cercava appunto la conferma quella stessa sera, esaminando i dati che il computer componeva ad analisi, quegli stessi dati che lui le aveva messo a disposizione il giorno prima. Adesso la macchina aveva iniziato un processo di elaborazione estremamente complesso. Non le restava altro da fare che aspettare. Era emozionata ed impaziente. Sapeva che alla fine di quell'esame avrebbe avuto una conferma decisiva per le loro ricerche o una cocente delusione. E avrebbero dovuto ricominciare da capo un lavoro di anni, senza alcuna garanzia di successo. Non c'era spazio per una soluzione intermedia. Avevano voluto rischiare. Con quel filone di ricerca, se tutto andava bene, avrebbero percorso di anni in normali tempi la soluzione della terapia del cancro sarebbe stata più a portata di mano. In caso contrario, con tutta probabilità, sarebbero stati entrambi tagliati fuori per sempre. Anni di lavoro sprecati, di vita sprecati. Sarebbe stata la fine. Non si sarebbero mai più risollevati, non avrebbe mai più trovato in loro le risorse per ricominciare da capo. Per lei la sua stessa carriera sarebbe stata stroncata. Le avevano accordato una grande fiducia, le avevano dato carta bianca negli ultimi due anni, dopo i risultati promettenti dei suoi esperimenti sugli anticorpi monoclonali. Le avevano concesso fondi, investendo su di lei notevoli risorse. Una grande scommessa, ma se avesse tradito le aspettative, gliele avrebbero fatto pagare e con gli interessi, sarebbe stata la fine. Non era la prima volta che un brillante ricercatore si bruciava nella febbrile corsa verso il successo. Le avrebbero tolto il laboratorio, l'autonomia decisionale, sarebbe dovuto tornare sotto gli ordini di Philip Tardoz, il direttore scientifico dell'Istituto Bior, quel borioso e mediocre burocrate della ricerca, tenuto su unicamente dalle conoscenze influenti, in particolare da un per lei incomprensibile legame con Lord Malthus, il presidente della Bior. Si era sempre domandato come un uomo del livello del valore di Lord Malthus potesse stimare per rapporti confidenziali con Tardoz, un individuo che lei disprezzava, di levatura scientifica mediocre e soprattutto falso intrigante, umanamente sgradevole, con quei suoi tic, quell'atteggiamento nevrotico ed incongruo da superuomo. Della stessa pasta era anche suo assistente d'origine bulgara, Igor Kordov, un giovane sfuggente infido. Se avesse fallito avrebbe dovuto patire soprusi e angherie da quelle figure mediocri, lavorare nell'ombra, come uno qualsiasi dei suoi assistenti, sopportando l'umiliazione e il sarcasmo dei colleghi che adesso erano i suoi ordini. Ah, se gliel'avrebbero fatto pagare. Al pensiero di quella prospettiva provò una fitta di dolore allo stomaco. Ancora di più, tuttavia, l'angosciavano le conseguenze di un insuccesso su Davide. Per lui sarebbe stata davvero la fine. Lei, in fondo, era la figlia del fondatore dell'istituto. Col tempo la volontà avrebbe potuto riprendersi, dedicarsi magari al ramo dei cosmetici o a qualche altra comoda sinecura di scarso impegno scientifico ma redditizia. Ma lui, certamente, sarebbe stato finito. Non avrebbe mai potuto riaversi dal fallimento, ritrovare le risorse, le energie per ricominciare da capo. La prospettiva di passare la vita in tristi corsie, frustrato ed avvilito dall'inutilità di una lotta persa in partenza, senza più speranza di trovare una via di guarigione al cancro, gli sarebbe parsa insopportabile, come tante volte le aveva confidato. Sarebbe stata la fine di un sogno, la morte della speranza. Temeva che avrebbe scelto una soluzione tragica.